Nella zona di Nuova Ostia, considerata la roccaforte del clan Spada, un'imponente operazione interforze nelle case popolari. 550 uomini e donne con l'ausilio delle unità cinofile hanno perquisito decine di appartamenti. Per aprire questa porta blindata, i vigili del fuoco hanno impiegato più di 20 minuti. Ecco l'appartamento, il nuovo di zecca, arredato di tutto punto ma vuoto. All'ultimo piano del civico 36 di via Marino Fasan, blindato, i vigili del fuoco hanno aperto la porta di un appartamento rifinito ma vuoto. È tra il terzo e il quarto piano che una canalina per fili elettrici ha permesso fino a ieri di passare la droga indisturbati. Sono stati trovati bossoli, un tirapugni e una mazzetta di quasi 11.000 euro. Nel corso dell'operazione sequestrati 1 chilo di droga tra hashish e cocaina, un coltello, una scacciacani e 2 fucili. Tra la gente delle palazzine non c'è stupore per questa operazione. Si guarda dalle finestre senza voglia di parlare. Eppure 2 giorni fa, poco distante da qui, tanti dalle finestre hanno gettato anche dei vasi sui poliziotti che fermavano un giovane pusher di 16 anni che nascondeva pezzi di cocaina e hashish. E i vigili del fuoco, carabinieri e polizia stanno andando proprio a verificare che cosa sarebbe stato gettato in quest'area al di là di questo muro. È stata trovata altra droga.